Amici di fan e appassionati di futsal, benvenuti al Pala Torino. Quest'oggi vi racconteremo la gara valida per il campionato di Serie B, la quarta giornata, match che vedrà disputare la Brillante contro il Fondi. Sull'out di destra, centralmente, il secondo palo! Che occasione, ma ancora Gallinica, fermato! Sempre sulla sinistra con il mancino, apre. Ottimo il sombrero di Gallinica, che numero di Gallinica! Sulla respinta arriva la rete della Brillante Torino con Dall'Ago dopo un'azione strepitosa di Gallinica. Crono va a spazio sulla destra per Batella, che prova la conclusione di Ponte, intercetta Konop. Edu scambiano ancora Konop, che rete di Konop dopo un triangolo riuscito alla perfezione. Il Fondi trova il vantaggio ed è 1-1. Sulla parallela Batella, ancora Batella, prova la conclusione, la parata di Di Ponte, sempre Batella il più pericoloso dei suoi. Batterà Eto con il sinistro, fuori per Galletto, il palo clamoroso di Galletto, intercetta Cerri con il destro, palo clamoroso di Cerri. Sito supera l'uomo Cerri con la punta, gol fantastico di Cerri, e ora la Brillante trova il vantaggio, è 2-1. Le mani, riparte l'azione, finisce qui il primo tempo, la Brillante Torino è in vantaggio per 2-1. Eto pressato da Savi che gliela sradica, Savi è solo e trova il 3-1. Savi dopo un errore di Eto, il 3-1 di Savi. Sulla sinistra per Batella che si accentra, Batella supera tre uomini, Eto, eccolo il 2-3 siglato da Eto. Ma che azione di Batella! Si lei a destra, c'è Savi sul secondo palo de palla, anzi Sanchez Pla ha siglato la rete del 4-2 sull'assist bellissimo di Savi sul secondo palo, 4-2 per la Brillante. Trafitto De Paola, Olleia, sbaglia tutto Olleia, la porta è libera, c'è il 5-2, ancora di Sanchez Pla, su assist di Gallinica, altro errore del Fondi che costa caro, 5-2 Brillante. Favo Azzi prova la conclusione, c'è il palo sulla respinta, arriva il tapin vincente di Savi, è il 6-2, la porta sguarnita, cambia centrale, la perde nuovamente, ora prova la conclusione, c'è la rete del 7-2, ha segnato il numero 10, ancora Savi, 7-2 della Brillante. Gallinica con il destro, prova la conclusione potente, blocca, ottimo l'intervento, finisce qui la partita, 7-2 della Brillante. Questo sport è fatto di episodi, però bisogna sapersi guadagnare, e la Brillante lo ha fatto prontamente, 7-2 Brillante contro il Fondi.